di far parlare loro le immagini stesse, perché poi andiamo al commento subito dopo da Gianfranco. Quindi Vincenzo, se hai però qualche necessità di intervenire, fallo. Io darei lo spazio un attimo alla regia. Viviamo il calore del derby grazie alle nostre telecamere, alle nostre telecamere viventi condotte da Valentino e da Giuliano. Ecco, andiamo un attimo. Striscione che ricorda qualcuno che il derby lo vede da lontano ormai, vero Paolo? Sicuramente. E questa è la parte della tifoseria giallorossa. Spettacolo molto dignitoso oggi da parte delle tifoserie, sei d'accordo Vincenzo? Sì, se non altro Pulici, è stata una partita fra pubblico divertente e tutto sommato abbastanza in amicizia. Siamo un attimo nella fase VIP, Ranucci è stato anche il mio grande candidato alla successione, poi ne parliamo dopo. Qui tutti mi stanno scoraggiando, mi hanno quasi imposto il blackout su Raffaele Ranucci, per cui adesso vediamo un po'. Questa è la parte della tifoseria biancoceleste, anche lì un grande contributo dignitoso, sempre tribuna VIP, in molte circostanze VIP tifosi veri, in molte circostanze VIP in vetrina. Wow. Questa è la situazione, grazie Giorgio. Questa è la coreografia iniziale molto bella da parte direi delle due tifoserie. Chiedo a Vincenzo se c'è scritto qualche cosa in quello striscione della Lazio. Olè? Non l'ho vista. Molto bella, indubbiamente molto bella. Ne vedo adesso per la prima volta. Intervallo un 12. Che voleva? 12esimo in campo. Ah sì, 12esimo, sì. E stadio finalmente pieno. E adesso andiamo al momento dell'entrata in campo. Lo lascerei per un attimo con il completo rumore di fondo. Bianchi che sorride, rimane sempre uno scoop. Bruno in tribuna e mi fa male. Per la prima volta confuso. E prima occasione della Lazio, morbido colpo di testa di Trolli. Tra poco dovrebbe seguire la grande occasione della Roma con Di Mauro. Ancora no. Ce n'è prima un'altra della Lazio. Il salvataggio sulla linea è subito dopo, che era sempre di Di Mauro, sbaglio? Di Mauro. Sì, sì, che sì. È stato dovunque nella partita. Eccolo. Questa è veramente una grande opportunità mancata, vero Paolo? Anche una grande parata di Fiori. Sì, sì, anche una grande parata di Fiori. Ma era stato bravissimo Di Mauro a liberarsi di Soldà con quel tocco, eh? Bravissimi entrambi i portieri oggi. È la partita dei portieri, probabilmente è proprio il momento dei portieri italiani. Per Cervone un grande rientro dopo un infortunio, per Fiori una grande riabilitazione dopo un momento in cui era stato messo in dura critica. Sotto dura critica. Su Pairetto poi discuterò con i nostri amici commentatori. Questa è una bellissima parata di Cervone, vero Vincenzo? Che è andata a coprire intuendo tutto. Parata. Anche questa, molto istintiva. Questo è il momento decisamente più positivo per Lazio. Grande cosa di Ribelpan, poi manca l'appuntamento finale. Non riesce a tirare. Che era stato Aldair, vero Vincenzo? Credo. Erano molto belli questi continui rovesciamenti di fronte. Anche facevano se, un'azione per uno. Sì, anche se devo dire che se la Roma ha forse ormai troppo così una mentalità
che con la difesa riesce ad ottenere qualsiasi tipo di vittoria, poi quando c'è magari da recuperare diventa tardi farle cambiare la mentalità. Qui è stato un grandissimo pericolo e direi anche una grande fortuna nella sfortuna da parte della Lazio. Voleva ripetere molto, molto casuale, c'è stata una deviazione di Rizzitelli. E per questo è stata una grande fortuna. Assolutamente. Perché era una cosa sfortunata che si è comunque trasformata in fortuna e vale di più. Ancora momenti di gente colti dalle nostre telecamere. Poi il secondo tempo, in tanti pensavamo forse si accontenteranno e invece cominceranno a darsene di santa ragione. Vediamo questa azione piuttosto. Dov'era secondo te? Esattamente dentro, l'hai visto in televisione 6 volte. Io ho avuto il dubbio. Attenzione, guardate qui invece come Riedel se la prende, perché gliel'aveva detto che lo tirava così. Evidentemente gliel'aveva detto Riddle. Riddle andrà vicino a Fiori. Mi sa che già c'è andato. C'è già andato, sì, c'è già andato. Infatti lo sta dicendo ora al mister. Alla panchina. Io poi chiederei alla regia se è possibile avere di nuovo le immagini ferme. Questa è l'espulsione per un fallaccio di Sclosa. Qui però c'erano state... Qui c'erano state delle disparità, vero Vincenzo, di giudizio di Paletto che avevano innervosito molto gli animi, sei d'accordo? Ma c'era stato il rigore che dalla Lazio era stato contestato, c'era probabilmente il modo per fermare il gioco un attimo prima sul Riddle, l'arbitro ha lasciato proseguire l'azione, Sclosa ha sbagliato, era un fallo da espulsione, l'arbitro ha fatto benissimo, forse una delle pochissime. Ma che aveva Rizzitelli secondo te oggi? Era come? Nervosissimo, Rizzitelli. No, dicevo, fra l'altro, qui abbiamo visto lo scontro di Soldà con Desideri che inspiegabilmente va lì a fare il giustiziere, se lo poteva veramente risparmiare, anche perché ha preso una espulsione così un po' sciocca. Qui la partita diventa 10 contro 9 e qui ci possono essere dei problemi, magari poi rimbalzerò a Gianfranco. La Roma come mentalità continua però a difendersi e questo ormai è evidentemente un cliché che ha comunque dato anche dei risultati alla Lazio, anche sulla disperazione, determinate caratteristiche di uomini. Altra grande parata di Cervone dove si lamenta però la mancanza di opportunisti nella Lazio. Non è la prima volta che noto che sulle respinte si accorge. Qui io ho urlato la Lazio pareggia, vero Vincenzo? Tu eri accanto a me, anche sì. Pato testimone, ho detto la Lazio pareggia, ho pensato anche io sinceramente. Ecco, grazie, perché quello era un classico proprio, gol mangiato, ma non gol mangiato così. Qui è la parata forse più bella addirittura di Cervone, la più difficile è sulla punizione di Sosa, palla che schizza per terra. Questo è il fallo di Sergio, qui l'arbitro con la coscienza sporca, e questa è la punizione di Sergio che è entrato a gamba tesa. Ecco, io poi chiedo più tardi ai nostri amici in regia, mentre vediamo questo bel momento poi di gioia ovviamente per i giocatori della Lazio, prego lo studio di tenere un attimo di silenzio, grazie. E io pregherei la regia, se è possibile, dal nostro girato, tra tutti i nostri girati, durante poi il corso della trasmissione, di poter rivedere sia il punto esatto del calcio di rigore della Roma dove è stato fatto il fallo per verificare se c'era o no il rigore, sia l'intervento di Sergio successivo. Nel frattempo, in questi 20 minuti, a mio avviso anche Paletto aveva perso un po' la testa nella valutazione di certi falli eccetera, altrimenti non si spiega come mai non abbia fischiato il fallo su Sergio dopo che per una serie di minuti aveva fischiato praticamente invece tutto contro la Lazio. Uno strano atteggiamento. Qui un'altra bella parata di Fiori su un Nela strepitoso anche oggi per carattere, abnegazione e tutto. Zoff inquieto, tranquillo Bianchi. Il fischio finale, seguiamo, non so che cosa hanno detto, sarà qualche intervento duro del giocatore. Silenzio, seguiamo la telecamera a microfono aperto fino in fondo. Thank you.
Bene, notiamo certamente delle differenze all'uscita, no? Roma un po' arrabbiata, come se avesse perso appunto un punto, e i giocatori della Lazio felici. Nel perché il commento di Gianfranco Giubilo? Perché se si vince in superiorità numerica a 6 minuti dalla fine, resta certamente nella testa di qualcosa di perduto, anche se in realtà nel valutare l'intero andamento della partita non ci possono essere, secondo me, occasioni di rammarico né da una parte né dall'altra. Era un po' la partita che si aspettava, con una Roma costretta a improvvisare la difesa per l'ennesima volta e con il problema di trovare una marcatura su un attaccante agile come Sosa, avendo a disposizione un solo difensore puro, oltre al Aldair, un solo difensore esterno come Bertold, sicuramente poco adatto alle leve di Sosa. Nei primi 20 minuti ci sono stati addirittura 3 cambi di marcatura al disposto Bianchi, mostrando di saper vedere molto bene la partita anche dalla panchina, perché soluzione del genere molti tecnici le trovano dopo 40 minuti e quando si è prodotto forse qualcosa di irrimediabile. Direi che tutto rientrava un po' nel bilancio preventivo, visti gli organici a disposizione dei due, cioè di una manovra certamente più sicura, più disinvolta, più fluida da parte della Lazio, e di una Roma, che è la Roma che ci ha abituato un po' per tutto il campionato, di una fase di attesa ma capace di guizzi improvvisi molto pericolosi, anche perché l'atteggiamento tattico di ogni squadra dipende dal tipo di giocatori che il tecnico ha a disposizione. La Roma può disporre di marcatori molto attenti e di gente capace di avere un'impennata risolutiva, e questo non riguarda soltanto Feller, ma per esempio anche un giocatore come Di Mauro, che si è visto salvare un gol sulla linea e nell'azione immediatamente di rimessa presentarsi solo davanti al portiere. Queste due squadre e questi forse due tipi di atteggiamento differenti hanno determinato, secondo me, l'ottimo spettacolo che Roma e Lazio hanno offerto nel primo tempo. Un primo tempo decisamente buonissimo. Poi la partita si è deteriorata sotto due aspetti, sotto quello proprio disciplinare, che ha determinato una situazione parecchio sgradevole, sotto quello tattico non è esistita più, perché in 9 contro 10 diventa un po' tutta un'avventura, ci possono essere 5 occasioni da una parte e dall'altra, chi è in inferiorità numerica ed è costretto ad attaccare deve lasciare larghi spazi, chi è in superiorità numerica forse non ha la stessa concentrazione feroce che avrebbe a parità di condizioni, quindi diventa una partita che sfugge a una valutazione, che vive di emozioni. Ora sinceramente queste emozioni sono state a un certo punto un po' troppo sgradevolmente violente. Io direi che oggi è stato il pubblico, io tante volte ho criticato l'atteggiamento del pubblico romano, che aveva assunto toni volgari che non sono proprio in sintonia con quello che è il connotato con la tradizione fondamentale del romano, che è l'ironia in genere, no? Invece oggi veramente c'è stata una lezione di responsabilità da parte del pubblico ai giocatori, che secondo me non sono stati ugualmente responsabili. Pairetto ha sbagliato parecchio, è stato anche aiutato, non è stato aiutato a non sbagliare e comunque a non drammatizzare gli eventuali errori, e in questo senso, ecco, proprio ripeto, ha dato un po' noia, e Bianchi lo ha sottolineato alla fine dicendo che con questa testa nel Roma e Lazio potranno avere un grande futuro, e secondo me ha dato un avvertimento molto importante, cioè bisogna la maturità acquistarla prima nei comportamenti e poi nel gioco. Ti ringrazio Gianfranco.